Anche noi abbiamo, dopo una lunga analisi, una lunga valutazione, anche non solo in sede di commissione, ma proprio interna riguardante il contenuto di questo provvedimento, che ricordo non è un provvedimento di natura governativa, ma è un insieme di provvedimenti, un testo che deriva da un insieme di provvedimenti di natura parlamentare che da tante legislature si cerca appunto di portare a termine in una cosiddetta legge quadro. Oggi, come ricordava il collega Artini prima, effettivamente ci siamo, riusciamo in qualche modo a dare una connotazione più funzionale a quelle che sono le cosiddette best practice riguardanti appunto le missioni internazionali, siano esse di peacekeeping o di altra natura. Finalmente, infatti, si stabiliscono che cose? Si stabiliscono tre concetti fondamentali, si stabiliscono quelle che sono le procedure autorizzative di intervento, si stabiliscono finalmente in maniera chiara quelle che sono le modalità di copertura finanziaria degli interventi e si stabiliscono, non ultimo, come importanza, quelli che sono gli status economici, i trattamenti economici, gli status giuridici, i trattamenti previdenziali e tutto quanto ne consegue sia per il personale militare che per il personale civile coinvolto. Quindi appunto si determina all'interno di un quadro complessivo cosa può effettivamente fare lo Stato e quali atti può compiere il governo nel rispetto di quelli che sono i cosiddetti principi di check and balance. Non a caso, infatti, rispetto a quello che è accaduto fino all'altro giorno, faccio un esempio. Con una legge simile approvata, un pasticcio come quello dell'intervento in Kosovo non sarebbe mai stato possibile, non perlomeno nei termini con cui si è svolto nell'allora 99. Perché? Perché il nocciolo della questione che convince il mio gruppo, la mia parte politica a votare a favore di questo provvedimento è appunto la conseguenzialità delle decisioni e il fatto che ci siano dei controlli che non possono più essere decisioni unilaterali prese esclusivamente dal governo che poi conseguentemente vengono ratificate perché venivano sempre comunque adottate attraverso decreto. Ma il fatto che il governo debba obbligatoriamente informare il capo dello Stato, che è il garante della modalità e della possibilità dell'uso delle forze armate in qualsiasi scenario, sia interno che esterno, e poi il passaggio procedurale obbligatorio per ottenere l'autorizzazione da parte del Parlamento, ridisegna un quadro di responsabilità diffusa, ma anche di controllo diffuso su quello che è l'efficienza e l'efficacia di quegli interventi che oggi sono troppo parcellizzati. Spesso e volentieri, l'abbiamo detto più volte in quest'Aula, hanno un'efficacia anche sotto un profilo, non solo sotto un profilo certe volte umanitario, che sarebbe il primo obiettivo, soprattutto negli interventi di peacekeeping, ma anche sotto un profilo proprio della cifra, diciamo, di riscontro diplomatico che il Paese può ottenere all'estero. E quindi l'indicazione di carattere generale che deve venire dal Parlamento dopo appunto aver acquisito una sostanziale valutazione preventiva, mettiamola così, da parte del Capo dello Stato, è per noi la procedura più corretta che effettivamente si poteva adottare. Quindi per questo il nocciolo della questione sta qui e quindi, ripeto, noi questa parte qui siamo assolutamente convinti di votarla a favore come il resto del provvedimento. Sì, è chiaro. Come tutte le leggi sono fatte dagli uomini, quindi poteva essere migliorata. Abbiamo presentato pochi qualificati emendamenti. Ringrazio l'esponente, il collega Rossi, in quanto esponente del governo, per aver riformulato e accettato l'emendamento 19.2, che dà la facoltà, non mette l'obbligatorietà, non torna indietro, ma semplicemente dà la facoltà a tutela di determinate popolazioni in determinati scenari molto delicati, di poter far applicare dal governo il codice penale militare di guerra, all'interno del quale ci sono tutta una serie di norme appunto a tutela delle popolazioni degli scenari di guerra. Avremmo apprezzato, però capisco che ci sono state delle difficoltà di carattere, diciamo così, di diplomazia interna.
che anche nell'articolo 2 venisse richiamato in maniera espressa l'aderenza all'articolo 11 della Costituzione rispetto a qualsiasi tipo di intervento, quindi anche qui una valutazione espressamente, la richiesta di una valutazione preventiva da parte, anche se informale, da parte del Capo dello Stato, però voglio dire, tant'è, nei principi generali dell'articolo 1 c'è e questo potrebbe essere sufficiente. Mi auguro che nel proseguio, così nella valutazione dell'applicazione di questa legge quadro, se si dovessero rendere necessari degli aggiustamenti proprio in questo senso, vengano poi fatti, come dovrebbero essere fatti per tutte le norme e tutte le leggi. Noi, ripeto, non abbiamo particolari criticità da segnalare, se non una criticità che riguarda l'articolo 20, perché questa legge, comunque, essendo questo disegno di legge, comunque, essendo un po' bicefalo, cioè una parte riguarda la Commissione Affari Esteri e una parte riguarda la Commissione Difesa, la Commissione Affari Esteri, come abbiamo detto, tutto quello che era previsto era assolutamente di carattere procedurale, quindi non comportava nessun tipo particolare di problematiche. La parte della Difesa, sono stati inseriti tutta una serie di norme anche abbastanza tecniche, anche abbastanza specifiche, fra cui appunto l'articolo 20, che ci ha lasciato e ci lascia tuttora molto perplessi. Il mantenimento dell'orientamento a un voto favorevole nasce solo ed esclusivamente dal fatto che sull'articolo 20 comunque la Commissione Bilancio ha posto una condizione molto stringente, cioè che quelle procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Ministero della Difesa sono comunque condizionate all'emanazione di un decreto specifico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che quindi viene inserito di fatto un controllo su una spesa che non prevede tutta una serie di espletamento di gare o comunque procedure di spesa trasparenti come le si richiedono per tutte le altre amministrazioni. Quindi, in buona sostanza, ripeto, apprezziamo anche che per l'ennesima volta il Governo abbia, seppur riformulato, accettato un emendamento che riporta l'attenzione alla questione dei due fucilieri di Marina. Questo era, nella prima formulazione, chiaramente molto rigido, molto duro, e dava la possibilità in qualche modo al Governo di fare anche operazioni molto dure nei confronti dell'India per poter riportare a casa i due Marò. Chiaramente il Governo l'ha dovuto in qualche modo rendere più digeribile sul piano internazionale, capiamo benissimo la situazione, infatti abbiamo accettato la riformulazione. Quindi, per un fatto, ripeto, di buon senso, per come si è svolto tutto il dibattito, sia in Commissione che in Aula, per un fatto di una ampia condivisione, per un fatto che riteniamo che finalmente, dopo quella famosa risoluzione Ruffino del 2001, sono state inserite in questo testo tutte le migliori pratiche possibili per poter rendere efficienti ed efficaci le missioni internazionali, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.